Oggi chi abbiamo? Abbiamo niente poco di meno che un'associazione di quelli che lavorano, la gente come noi, la gente che va in strada, che organizza, che si fa un mazzo tanto, ed è con grande orgoglio che presentiamo con un gran rullo di tamburi l'associazione Albatros con Chiara ed Elisa che qui la rappresentano. Buongiorno, buongiorno. Ecco lì. Allora, raccontateci, voi fate parte dell'associazione Albatros. Prima di tutto, cos'è l'associazione Albatros? Vai. Allora, noi siamo due educatrici della cooperativa sociale Albatros, che è una cooperativa che opera in diversi territori, tra cui il castanese, il legnanese, il magentino, e si occupa prevalentemente di servizi educativi, sia rivolti ai minori, sia rivolti alle famiglie, che rivolti anche a tutta la fascia degli adolescenti. In particolare io e Chiara lavoriamo qui a Castano, all'interno di un servizio giovani territoriale da diversi anni e facciamo diverse attività con i giovani, con i ragazzi sul territorio. L'idea è quella di lavorare con i giovani per attivare in loro il protagonismo giovanile, per far sì che loro possano tirare fuori i propri talenti, e soprattutto l'obiettivo di questi progetti è lavorare insieme, in sinergia poi con gli altri soggetti della comunità. Io in particolare sono la coordinatrice del progetto Giovani che ci accastano, che si chiama Jamming, che è un progetto attivo da diversi anni, fortemente voluto dal comune di Castano, che investe molto in questi progetti giovani, e invece Chiara insieme a Francesco sono gli educatori. Scusa una domanda, ma i ragazzi, mettete le cuffie, pronti per la risposta? No, scherzo. No, i ragazzi dove li recuperate? Cioè vi rivolgete avete detto a una popolazione giovanile, ma come fate ad andare a prenderli? Cioè prendete chiunque? Cioè... Allora, diciamo che tu prima hai detto una parola chiave, ovvero la strada. Mi viene da dire che uno dei primi contenitori è proprio la strada. Poi in realtà ci possono essere varie modalità, no? Per cui i ragazzi arrivano, o magari anche attraverso altri servizi. Io per esempio tutto il lavoro che sto facendo di educativa di strada è nato anche perché stavo lavorando individualmente con una ragazza che in un modo o nell'altro mi portava a stare dentro il gruppo, e quindi abbiamo un po' unito due pezzi. Però diciamo che fondamentalmente questo progetto, proprio perché nasce su un territorio di comunità, no? L'idea è proprio quello di rintracciare magari quei ragazzi che sono un po' anche lasciati a sé, no? Perché soprattutto i ragazzi adolescenti, no? Sono un po' un problema, e soprattutto diciamo che parliamo forse di ragazzi che hanno un disagio giovanile in generale. Sì e no, perché poi è chiaro che poi i ragazzi che sono in giro a fare nulla o a fare disastri sono quelli che ovviamente, no, poi inconsciamente hanno bisogno in qualche modo di essere in qualche modo agganciati, no? Perché magari i ragazzi che hanno più strumenti o sono inseriti in progetti e magari gestiscono diversamente il proprio tempo, no? Questo è. Però chiaro che non è un vincolo, cioè non è che devi essere disagiato. No, certo. Esatto, cioè, però è vero anche che la maggior parte dei ragazzi che poi creano un po' il problema sociale sono quelli che ovviamente hanno alle spalle
anche delle situazioni abbastanza complesse. Sono spesso ragazzi che magari non vanno a scuola, quindi c'è anche tutta la tematica della dispersione scolastica, ragazzi che magari hanno anche problematiche o con sostanze, o comunque insomma ragazzi che hanno veramente un vuoto intorno. Quindi per noi cioè l'ottica nasce proprio anche in questo senso, no? Di andare un po' ad agganciarli, fare un lavoro di costruzione anche di cos'è un gruppo. E come diceva bene Elisa, cioè far vedere, no, innanzitutto a loro che hanno qualcosa da dire, che hanno qualcosa dentro. E questo nell'ottica poi di una collaborazione anche e di visibilità anche nel contesto comunitario. Certo, Quindi questo bello, bello, bello. Così adesso. è la potenzialità del progetto, insomma. Forza, Chiara, Elisa, raccontateci. Adesso entriamo in più nel progetto. Allora, siamo arrivati, abbiamo trovato i ragazzi, abbiamo preso altre. Abbiamo riunito anche delle associazioni. Per far che cosa? Per fare, Concretizziamo oggi. allora, il progetto innanzitutto si chiama Un amore di paese e ha proprio lo scopo di attivare un po' il senso di comunità. Quindi, come la pandemia ci ha un po', come dire, diviso, isolati tutti quanti, abbiamo detto perché non puntare un po' su, come dire, andare a lavorare, no? Sul senso della bellezza, della presa in cura del nostro paese, in modo anche da provare magari a trovare nuovi contesti, nuove occasioni di socializzazione, Perfetto, no? ma questo Per viene cui fatto in che paesi? Cioè raccoglie a tanti paesi? Castano Ah, solo a Castano. primo. Allora, sì, al momento Castano, diciamo che è un po' partito sul nostro territorio e in questo momento sono stati, diciamo, individuati quattro luoghi su cui si vuole andare ad intervenire, in particolare due murales, che saranno dei murales delle due scuole. E poi due parchi, di cui uno c'è cioè proprio il progetto di realizzare uno skate park. Questo è nato anche Ah. dall'idea di alcuni un gruppo di ragazzi con cui noi stiamo lavorando. Il sindaco ci ha dato l'ok, è molto entusiasta, quindi l'idea è proprio quella. Cioè, fare proprio L'altro quelle piste, quelle che si esattamente. lanciano giù, saltano di qua, saltano di là, vanno sulla panchina, vanno giù da. Esatto, è un progetto ambizioso anche perché si vorrebbe non soltanto realizzare lo skate park, ma creare magari anche proprio un'associazione. Quindi i ragazzi vorrebbero adoperarsi proprio anche con l'idea di attivare, che ne so, dei laboratori per i più piccini, insomma, creare anche degli eventi un po' su questo tema. Insomma, però partiamo innanzitutto dallo skate park, però diciamo che è un Beh, ma progetto già un po' quello è tanta roba, perché insomma, più. non è, cioè, Sì. prima va costruito, poi sicuramente se prende piede. L'altro luogo, che è un altro parchetto, è un po' che è stato un luogo di ritrovo di molti ragazzi. C'è un po' l'idea, insomma, di lavorare per risistemarlo, insomma, renderlo molto, ancora più bello, ecco, quindi, e lavorare proprio sulla presa in cura. Quindi non soltanto magari andare a abbellirlo, ma creare un po' una continuità rispetto, cioè nell'idea del rispetto del luogo. Questo è un E po' già l'inizio. questa è una Quindi cosa, un'altra cosa importante, perché di solito chi distrugge i parchetti sono proprio, tra virgolette, i giovani. esatto, ecco, e nasce un po' anche per quello, no? Con l'idea di lavorare in questo senso. Questo è un po' il primo step. Per arrivare anche alla realizzazione di murales abbiamo coinvolto le scuole, quindi abbiamo chiesto un po' ai ragazzi, ai bambini della materna, elementare e media, insomma, di provare a progettare, a ideare la loro città, no? Come la vorrebbero. Quindi sono arrivati un sacco di disegni, di modelli, di proposte, e molto belle alcune. E quindi con questi lavori verrà esposta la mostra che si terrà dal 21, no, dal 20, sì, dal 21 al 27 in vari luoghi di Castano. Alcuni negozianti hanno dato anche 21-27 giugno, sì, a luglio, giugno, sì, giugno, esatto, giugno. sì. Alcuni negozianti hanno proprio dato la disponibilità anche di poter allestire presso i loro spazi queste opere. Altri invece saranno collocati nella casa dei Castanesi, insomma, negli spazi più pubblici. E così per questa settimana Castano si riempirà di questi colori, di queste idee. E poi si andrà invece a metterli, diciamo, in concreto, in opera, appunto nei murales, piuttosto che nella creazione di questi parchi, Certo, insomma, questo bello, un po'. bello, bello, Diciamo che bello. questo
vogliamo che sia solo l'inizio di un progetto che Certo, speriamo anche possa perché un bel continuare. murale sconfiorlandia sarebbe bellissimo. Esatto, e Mamma la mia. cosa bella è proprio che ognuno, insomma, vari attori della comunità possono contribuire, no? Quindi in ogni modo, ecco, questa è un po' che l'idea che comunque ognuno possa dare un pezzettino in questo progetto che secondo noi ha un bel potenziale, ecco. Bella, C'è bella, bella, mi piace, mi quel piace. seme Bello. che deve fiorire, ecco. Brava, Questo è brava, brava. il tema. Allora, Chiara, Chiara, Elisa, Elisa, dai, raccontateci ancora. Per cui abbiamo detto, allora arrivano i murales, arrivano i due parchetti e cos'altro avete in ballo, dai. Allora, questo progetto, Un amore di paese, è un progetto finanziato dal comune di Cassano e anche finanziato da un bando regionale che è Lombardia dei Giovani, che permette a dei ragazzi appunto di attivarsi per promuovere delle politiche giovanili. Quindi in questo caso i ragazzi hanno la possibilità di attivarsi per fare qualcosa di bello e innovativo per il proprio paese. Quindi da una parte c'è un'attivazione, come diceva Chiara, di comunità, in cui ci sono diverse comunità, diversi servizi territoriali che vengono coinvolti in questo progetto, e dall'altra ci sono i ragazzi che fanno parte già dei nostri progetti di educativa di strada e dei progetti giovani che sono attivi, che sostengono il progetto promuovendo delle azioni concrete sul territorio. Ad esempio, abbiamo due ragazzi che ci aiutano a gestire tutto il progetto e che sono appunto da supporto. Quindi la cosa innovativa è proprio questa, no? Il fatto che si va a lavorare sulle capacità, sulle competenze dei giovani, ma dall'altra parte viene attivata poi anche tutta la comunità. Anche il lavoro che è stato fatto con le scuole ha permesso poi di allargare no, il progetto e di far sentire maggiormente il paese a tutti, no? Certo. Logicamente non fate solo questo progetto, ce ne sono tanti altri. Io so che Albatros lavora, ma questo, cari amici radioascoltatori, lo lasceremo per le prossime puntate. Prossimamente non si sa quando, ma torneranno, vero che tornerete? Per raccontare. Creiamo un po' di suspense. Chiara, Elisa. Vi ringraziamo per l'ospitalità perché è stato divertentissimo. Volevo soltanto aggiungere una cosa che non abbiamo Aggiungi, detto. aggiungi. Diciamo al volo che in realtà il progetto di Un amore di paese nasce anche dal desiderio comunque di alcuni commercianti. Quindi l'idea che comunque sono tutti dei progetti che nascono anche da bisogni della comunità e non, forse non era passato il messaggio, ci tenevamo anche a dirlo, No, ecco. no, Ed infatti avevate detto appunto che alcuni commercianti avevano interagito anche con proposte, idee, no? Per cui è nata anche da loro. Insomma, tutto un insieme. Bello, 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 mi piace perché noi siamo sempre sostenitori del motto insieme si può, da soli non si va da nessuna parte, è sempre misera, invece unendo le forze possiamo solo ottenere cose belle. Ok, Esatto, è un grazie sogno. mille allora, ciao, 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 un abbraccio, alla prossima. Grazie, grazie.